Allora, buongiorno a tutti, benvenuti, bentornati. Oggi è un giorno un po' speciale, è il giorno 34 di questo progetto Io Resto in Movimento, quindi sta procedendo e i numeri cominciano ad essere consistenti, a due cifre e consistenti. È un giorno speciale anche perché è il giorno di Pasqua. E ho deciso di non fare pausa in questo progetto, sabati, domeniche, lunedì dell'angelo, domenica di Pasqua, ho deciso di continuare comunque con questa possibilità di muoverci insieme, prima di tutto perché fa bene a me e quindi sento che anche nelle giornate in cui magari voglio riposare, decido di riposare, ho comunque necessità per via di tutta questa immobilità di questi giorni di continuare a dedicarmi un'oretta o qualcosa, un po' di tempo per me. E quindi per questo motivo ho detto ok, continuiamo il progetto ad oltranza, fino a che non mi imploreranno di, di finirla. So welcome or welcome back, good morning and happy Easter. Today is a very special day because of this of Easter and because it's the day number 34 of this project. So it's becoming a long, long project. But I decided to continuing also during the Easter time or Sunday, whatever it is, because for this condition I feel that I need to move. So it's really something that is useful for myself. And so I decided to share this with you. Oggi però non ci dedichiamo ad una lezione classica di Pilates o di movimento, sarà una lezione un po' diversa. E è il mio jolly, quindi questa è la lezione proprio creativa. I miei allievi, i miei corsisti lo sanno, soprattutto quelli affezionati, i primi che hanno cominciato a sperimentare con me diversi anni fa, lo sanno che io non amo fare sempre le stesse cose e mi piace contaminare le lezioni. Anche perché è un modo per scoprirsi in maniera diversa. Per me il movimento non è mai stato fine a se stesso, è sempre stato come uno strumento per comprendere qualcosa di più di me e per imparare. Quindi è per questo che abbiamo bisogno sempre di nuovi stimoli, altrimenti ci fermiamo nell'apprendimento. So today is a very special lesson. It's not gonna be a Pilates classic lesson or movement classic lesson. This is my jolly, it's Sunday, so it's my creative day. And yeah, I love to put together things from other methods and from other experiences because for me movement is not just for itself, like the value of movement is because it is a tool to discover yourself. So you need always to change something to learn more. Oggi vi ho già chiesto di preparare una pallina. Allora, questa che vedete qua è una pallina che è proprio specifica per il massaggio miofasciale che faremo oggi. E in realtà non è niente di che, nel senso è molto dura all'interno e poi ha questa specie di calzino sopra che la rende un pochino più morbida al tatto, però dentro la sua anima è molto molto rigida. Invece poi qui ho una classica pallina da tennis, che ha un pochino più di deformabilità, perché ovviamente per quello che deve fare ha bisogno di questa elasticità. Questa no, non rimbalza molto. Potete usare una pallina qualunque che avete in casa, anche più piccola di questa, anche più morbida di questa, sarà più gentile. E potete anche utilizzare, alcuni si sono ingegnati con calzini ripiegati, come avevo suggerito, qualcuno ha trovato veramente altre soluzioni, quindi qualcosa con la carta che ha cartocciato e poi ci ha messo il calzino sopra. Insomma, siate creativi se non avete una pallina perché possiamo sperimentare. Ok? So these are two different balls. You need just one, but I'm gonna show you. This is the myofascial massage ball, and this is a classical tennis ball. So you can use whatever you have, also, you can create it with socks folded or whatever you have. Ok? Allora, cominciamo.
Ti potrebbe essere utile avere un sostegno come sempre per la zona del bacino per sederti e che más? Ti suggerisco di non essere troppo scoperta, scoperto, quindi tieniti comunque un pochino più calda o caldo in modo da non sentire freddo. Come vedi, io sono un po' più coperta del solito perché non faremo movimenti come sempre, ok? So, I suggest you to have something. Like a blanket or whatever you have to support your pelvis to sit comfortably, and also to be a little bit covered because you won't move much, so you have to be warm in the sensation. Ok? Cominciamo però distesi. So let's start lying on the back. Soprattutto nelle lezioni in cui stai esplorando qualcosa a livello proprio di sensazioni, è sempre importante cominciare dal sentire come sei, per poter poi avere il termine di paragone per quello che scoprirai dopo. Quindi avere come una fotografia di chi sei quando inizi la lezione e come ti senti quando inizi la lezione. E poi scattare la fotografia successiva alla lezione per poterle comparare, mettere insieme. Quindi rimani là e senti come sei distesa o disteso sul tappetino oggi. It's really important, especially when you do these sort of lessons about feeling and sensing. To be able to recognize differences. So I invite you to start by feeling what you feel now so that you can compare the next picture after the lesson. Senti i tuoi piedi, le tue gambe. Il bacino. So feel your feet and legs and pelvis. E continua a sentire la tua zona lombare. Il torace, le spalle, and continue perceiving your lower back, your chest, and your shoulders. Senti la distanza della spalla destra e della spalla sinistra da terra e anche della zona lombare da terra. Feel the distance that you perceive between your left and right shoulders to the floor and also your lower back from the floor. Senti poi le tue braccia fino alle mani. La zona cervicale. La testa. Feel your arms and also the hands. And then feel your neck and head. E ruota con un piccolissimo movimento la tua testa verso destra e verso sinistra, ma veramente piccolo, lento e piccolo. E senti la differenza. Qual è più facile? Andare verso destra o verso sinistra?
So roll your head really gently with a small movement to the right and left and feel what is easier, going to the right or going to the left. E come senti se è più facile? Dove percepisci questa facilità? In che parte o in che modo? So where and how do you perceive that the movement is easier? How can you know that? Poi fermati in quello che senti essere il centro. Stop to the middle. E percepisci le parti di te che sono un po', diciamo così, non proprio comode, un po' arrabbiate magari. Qualche parte più contratta, qualche parte più rigida, qualche parte che addirittura ti fa male. So start to perceive some parts of you that you feel that are not really comfortable. And maybe where you feel pain also. E senti le parti di te che sono più in appoggio con il tappetino e quelle più leggere. So feel the parts of you that are more in contact with the floor. And then the ones that are lighter. Senti la differenza tra il lato destro e il lato sinistro? Perceive the difference between right and left side. E senti anche come stai respirando oggi. So feel how are you breathing today? Senti il tuo diaframma. Il tuo pavimento pelvico. Feel your diaphragm and your pelvic floor. Ok, poi fletti un ginocchio e poi l'altro, poggia i piedi sul tappetino. Bend your knees, put your feet on the floor. Senti come cambia questo appoggio. So feel how you are changing the way you are lying on the floor. Senti come cambia il respiro. Feel how the breathing is changing as well. E senti il tuo volto, il tuo viso nel lato destro e sinistro, i tuoi occhi. So feel your breath and feel your face. Any tension that you might perceive, feel your eyes. Ok, poi con molta, molta delicatezza rotola su un fianco e mettiti su a sedere. Puoi sederti su, come sto facendo io, su una coperta. So roll on one side, come to sit, and you can sit on a blanket as I am doing. E trova una posizione comoda per te, per sederti. Può essere con le gambe a Z,
Può essere con tutte e due le gambe davanti a te, può essere con una gamba più avanti e una più indietro. So find a comfortable place to sit. Can be with these different ways of placing the feet and the legs. Prendi la pallina. E la cosa più importante è che tu possa esporre una pianta del piede. So the most important thing is that you have access to the sole of your foot. Prendi la pallina e comincia a massaggiare con molta, molta delicatezza il piede. Quello da cui vuoi iniziare, non importa. Oggi non ti darò delle direzioni, sarai tu a scegliere quello che ti piace di più massaggiare. So start from the foot that you prefer to massage with the ball, the sole of your foot, really gently. E fallo proprio con una sensazione di amorevolezza, quindi stai prendendoti cura del tuo piede. Non è un'azione automatica, non è qualcosa che fai perché io ti sto dicendo di farla. Lo fai perché vuoi veramente prenderti cura del tuo piede senza lasciare andare mai il respiro, senza bloccare il respiro. E mentre lo fai, sii grata o grato al tuo piede per essere lì perché ti porta in giro dove vuoi tutto il giorno. So feel that you really want to take care of your foot. It's not just an habitual or mechanical action. You really want to care about your foot and you want to be grateful because you are walking all day long thanks to your foot. E vai anche nella zona di giunzione tra le dita e il resto del piede. So go to massage also the junction between the toes and the rest of the foot. E senti se c'è una parte del piede che è più dolorosa da massaggiare. So feel if you perceive any part of your foot that is a little bit not comfortable to massage, maybe a little bit painful. E in quel caso vai intorno a quella zona con molta delicatezza e senti cosa stai facendo nelle spalle, nel respiro, nel volto. So feel what are you doing in your face, in your shoulders, in your breath. E poi puoi mano a mano approfondire un pochino di più il massaggio, la pressione. So little by little you can go a little bit deeper with the pressure on your foot. Puoi disegnare dei cerchi o delle linee o delle curve. So you can draw circles or lines or curves. Ok, poi soltanto per un momento poggia un piede e poi l'altro davanti a te e senti la differenza tra il piede destro e il piede sinistro. So for a moment put both feet on the floor and feel the difference between the two feet. E puoi anche alzarti in piedi e sentire la differenza nello stare in piedi. So you can also stand for a moment and feel the difference between one foot and the other. Just for a moment. Nel mio caso, per esempio, i miei piedi hanno un colore diverso. Nota anche il colore che hanno i tuoi piedi. So notice the color of your feet. In my case, for example, I feel and I see that I have a different color. One foot is different from the other, also in the color. Ok, poi massaggia l'altro piede. So then reverse and massage the other foot and do the same. Quindi fai la stessa cosa. Comincia con un movimento molto, molto delicato, proprio come una coccola. E immagina di avere sulla pallina una vernice
E con questa vernice vuoi colorare ogni punto del piede, quindi non stai lasciando fuori nulla. So feel that you really want to care about your foot and that you have some sort of paint on your ball and you want to paint all the sole of the foot without leaving any part of your foot without the color. E poi comincia ad approfondire un pochino di più il massaggio. So start to massage a little bit deeper without putting any tension in your shoulder, in your neck. Quindi comincia ad approfondire il massaggio un po' più in profondità, quindi con la pressione, ma non mettere tensione nel collo, nel respiro, continua a respirare. Puoi anche accelerare un pochino, prova a disegnare dei cerchietti magari un pochino più rapidi, senti com'è. Senza smettere di respirare, è molto importante durante questo tipo di attività respirare tutto il tempo. Ok, ancora una volta appoggia entrambi i piedi sul tappetino e senti se sono un pochino più equilibrati. Per esempio, i miei piedi adesso hanno un colore un pochino più simile. So feel now if your feet on the floor are a little bit more balanced, like the sensation is more symmetrical. E senti come poggiano te sul pavimento. Ok, poi mi giro. Distendi una gamba in avanti e poggia la pallina al centro del tuo polpaccio della gamba distesa. So, stretch out one leg on the floor and put the ball in the center of your calf of the long leg. Comincia semplicemente a sentire questa percezione della pallina che si trova proprio al centro dei gemelli. Ok, quindi si trova. Allora, nel polpaccio abbiamo una parte più sottile e una parte più carnosa. Metterai la pallina esattamente nella parte di transizione tra la parte più cicciotta e la parte più magra e al centro. So in your calf you have a softer and bigger part and then a slimmer part. You are putting the ball in the middle, in between the two parts. Quindi stai lì un secondo con la pallina, possibilmente che non scivoli, quindi mettila sul tappetino magari. E senti se questo punto per te è, diciamo, quanto è doloroso, perché può essere anche molto doloroso, quindi sii gentile. E se soffri di problemi di capillari fragili, fai molta attenzione perché potresti romperti i capillari con questo tipo di attività, quindi cautela, ok? Nel caso diminuisci la pressione. So feel how painful can be this part because it can be really painful and respect yourself in your sensations. And also if you have fragility in your vessels, be careful, ok? Ora, da qui comincia a sentire che non stai resistendo al dolore, quindi comincia a sentire che vuoi veramente lasciare il peso della tua gamba sulla pallina. So you start to feel that you don't want to resist to the pain. You want to go deeper with the weight of your leg on the ball and you want to breathe. Respira. E comincia quando inspiri a portare il piede a martello e quando espiri lascia. Ok? So when you inhale, you bring your foot, forefoot closer to you, you bend your ankle and when you exhale, you release all of a sudden. Quindi quando rilasci, espirando, il movimento è tutto d'un colpo, lo lasci andare completamente, non lo controlli nel ritorno. Una volta ancora. Ok, e da qui inspira e mentre espiri disegna un cerchio con la caviglia, con il piede. So inhale and when you exhale you draw one circle outward with your foot.
Facciamo 3 e 3 come senso di rotazione. So, 3 circles with one direction and 3 in the other direction. Ok, ancora uno. Non muovere tutta la gamba sulla pallina, ma la caviglia. So don't move all the leg on the ball, move just the ankle. Ok, adesso togli la pallina con delicatezza, prenditi un attimo di tregua perché potrebbe essere stato doloroso, un pochino. And so remove the ball and bend your leg. Quindi fletti la gamba che hai appena massaggiato in modo tale da avere accesso alla parte anteriore della tua gamba. Ok? So you want to be able to touch the frontal part of your lower leg. Tocca la parte sporgente ossea che senti qua, la tua tibia, con le dita, e muoviti all'esterno della tibia. So touch the bone that you feel here in the frontal part of your lower leg and go to the external side of this bone. E comincia a toccare con le dita per trovare qualche punto che magari è più sensibile al massaggio. E quando l'hai trovato, vai con la pallina e comincia a massaggiare questo punto o quest'area. Anche se non la trovi all'inizio, comincia a massaggiare in maniera più generica, poi vedrai che qualche punto lo troverai. So start to feel with your fingertips that you perceive some more sensitive area to the massage. And then go with the ball on that part and massage. Sempre respirando. E muoviti un pochino più giù, un pochino più su per cercare magari qualche parte un po' più sensibile che senti che ti dà piacere. Quel piacere misto a fastidio. Che si può avere in questo tipo di attività di massaggio. Ok. Bene, adesso voglio darti, prima di fare la stessa cosa sull'altra gamba, la sensazione di quello che abbiamo fatto. Quindi, I want to give you the sensation of what we did. So, stand up, alzati in piedi e senti. Piede e poi l'altro. Quindi paragona la sensazione di un piede e quella dell'altro piede, anche se non mi vedi in volto, non importa. E prova a muovere una caviglia e l'altra caviglia e senti la differenza tra uno piede e l'altro. E anche nel tuo modo di stare in piedi. So move one ankle, the other ankle, feel the difference. Between the two and also the difference in the way you are standing. Poi ritorna giù e andiamo sull'altra gamba. So go back to the position and we are going to massage the other leg. So go with the ball underneath your calf. Vai con la pallina al di sotto del tuo polpaccio, l'altro. E senti se questo lato è più fortunello o più doloroso. So feel if this side is more like come si dice fortunato? Luckier or more painful. Ok, e poi comincia con l'andare. Lasciare andare della tua gamba giù sulla pallina e inspirando muovi il piede, espirando rilassa completamente. So inhale you bring your forefoot closer to you and exhaling you leave it completely. Ancora due. Ok. E i cerchi come prima, quindi inspira e mentre espiri disegna i cerchi. So inhale and when you exhale you draw the circle with your foot. 3 and 3. 3 e 3.
Ok, prendi la pallina, fletti la gamba, rendendoti accessibile quindi la parte frontale. So, again, take the ball, remove the ball, and bend the leg in such a way that you can massage the frontal part. E quindi fai la stessa cosa che hai fatto dall'altra parte, quindi senti che stai massaggiando la parte frontale della tua gamba. E senti, è piacevole? Spiacevole? Respira comunque. In ogni caso respira. E non pensare di stare massaggiando soltanto la tua gamba, quindi non pensare, ok, ma io ho dolore più su nella zona lombare, oppure ho dolore più su nelle spalle. No, no. Quando dai un input alle tue catene muscolari, ai tuoi sistemi, diciamo così, miofasciali, l'input viaggia. Ok? So don't think, okay, I'm just massaging my legs, but my problem is my back, my lower back or my shoulders. Because every time that you massage, that you do such a deep massage to your tissues, the effect is traveling. Ok. Distendi le gambe in avanti per un secondo. So stretch out your legs and feel your feet. Your ankles, your freedom to move. Quindi distendi e senti la libertà di movimento dei tuoi piedi, delle tue caviglie. Senti se c'è una differenza rispetto al solito. Ok, adesso la parte un pochino più simpatica per alcuni, un po' meno per altri. Allora, adesso togliamo il supporto, quindi ci dobbiamo sedere direttamente sul pavimento. So now remove the support and sit on the directly on the mat. Mi giro di qua. Ora prendi la pallina e trova, anzi, esplora la zona del tuo gluteo. Scegli tu da quale cominciare. So take the ball and put it in the middle, more or less, of your buttock. And feel what is the one that you want to start with. It's okay. Quindi senti quel punto lì, più o meno al centro del tuo gluteo, sentirai che quando ti siedi su quel punto, con quel punto su quella pallina, cioè sulla pallina, probabilmente avrai un pochino questa sensazione di, ah, ok, è lui il punto. Quindi quando ci sei lo riconosci. So explore a little bit the positions and feel which is the right point. You will feel it, I'm sure. E comincia ad aprire verso fuori il ginocchio dello stesso lato e ritorna, quindi il ginocchio del lato dove hai la pallina. So start to open the knee to the side where you have the ball. Respira, rilassa le spalle. So breathe and release your shoulders. You can use the other hand to lie on the floor to be more comfortable. Puoi usare l'altra mano, quindi io con una sto tenendo un po' ferma la pallina perché scivola sul tessuto, ma con l'altra mano mi sto sorreggendo, sono appoggiata al pavimento comodamente. Ok, lascia poi il ginocchio da un lato, apri. Lascialo andare completamente in giù. So leave your knee going completely to the side and stay there. Respira. E poi torna al centro, cambia lato, prendi la stessa pallina, la metti dall'altra parte, al centro della chiappa. So take the ball and put it on the other side, so underneath the other buttock. The other cheek, puoi sostenerti con le mani sul pavimento e aprire di lato l'altro ginocchio. So open to the side the other knee,
So the knee where the ball is, the side where the ball is. Respira. Ok. Sull'ultimo rimani con il ginocchio di lato. So, on the last one, stay with the knee open. And breathe. Respira. E prova a non resistere, quindi lascia veramente andare, entrare la pallina nei tessuti. So don't resist. Leave freedom to the ball to enter deeply in the tissues, in your muscles. Ok, ritorna, togli la pallina e sdraiati. So, remove the ball and go to lie on your back. With your knees bent, quindi piega, fletti le ginocchia, mantienile piegate. Bene. Adesso cominciamo dalla parte meno dolorosa. So let's start from the less painful area. Facciamo così. Allarga il tuo braccio destro di lato. So open your right arm to the side e poi fletti il gomito in modo tale da raggiungere con la mano la parte anteriore della tua spalla destra. So, bend your elbow to reach the frontal part of your right shoulder. E lì dove arriva il tuo palmo, poggia la pallina e poi poggiaci sopra il palmo. So, there where your palm is, put the ball and put the palm on top of the ball. And the other hand on top of the hand. E quindi l'altra mano poi la poggi sulla prima e comincia da qui a guidare attraverso le tue mani. Ovviamente puoi anche muovere il gomito da terra, un piccolo massaggio di quest'area del pettorale. So start to massage, also moving of course the arm, the frontal part of your chest. È proprio quella zona che si trova tra la tua gabbia toracica e la spalla, e il braccio, diciamo, ok? So it's that region that is between the thoracic cage and the arm. E sii molto, molto, molto gentile con questa zona. Se per caso sei una donna, anche un uomo in realtà, e hai subito un intervento al seno, per cancro, per altre ragioni anche estetiche, eccetera, fai molta molta attenzione a questo movimento. Probabilmente fallo più con le dita, magari, ma non andare con la pallina nei tessuti in maniera così profonda. Fallo molto molto piano. So, if you had in the past some surgery to your chest, to your breast, for any reason, just be gentle, maybe you can do that with your hands without the ball. Ok, poggia entrambe le braccia giù e senti una spalla e l'altra spalla. So compare the two shoulders with your both arms long on the floor. E fai la stessa cosa dall'altra parte. So do the same on the other side. Prima il braccio, poi posizioni la pallina dove arriva il palmo, ci poggi il palmo sopra e cominci a massaggiare. So, first stretch out your arm to the side and then find the region to massage, put the ball there and massage it with your hands. Ok,
Poggia di nuovo entrambe le braccia giù e senti di nuovo la differenza tra un lato e l'altro. So again, put down your both arms on the floor and feel the shoulders. Ok, ora faremo una parte, cioè diciamo l'ultima parte di questo massaggio per la zona, diciamo così, delle scapole, quindi andrà nella zona del torace, nella zona tra le scapole e la colonna e ovviamente andremo a lavorare un po' sulla zona cervicale. È un po' intenso in questa maniera, fatto in questa maniera, quindi ti do un'alternativa. Se questo massaggio che sto proponendo è molto molto forte per te, senti che è troppo intenso, puoi fare la stessa cosa al muro, quindi mettendo la pallina, però lo fai in piedi al muro, massaggiando al muro in modo da ridurre la pressione, ok? So you can reduce the pressure, so the variation is that you can reduce the pressure doing the same kind of exploration to the wall. So you are standing and you put the ball on the wall. And you massage in that way, in that way. So you can reduce a little bit the pressure. Allora, qui avrai bisogno di un sostegno per la testa, quindi di probabilmente la stessa coperta che hai usato prima, la puoi utilizzare per sostenere la testa questa volta. Anche se normalmente non ne hai bisogno, ti suggerisco di farlo. So I suggest you to support your head with the blanket, even if you normally don't do that, but this time put it there. Prendi la pallina, l'appoggi sul pavimento e solleva la tua spalla in modo tale da sistemare la pallina nella regione tra la scapola e la colonna vertebrale, non sulla colonna vertebrale e non sulla scapola. Ve lo faccio vedere. Quindi, qui c'è la mia scapola, vedete? Il bordo della mia scapola, no? Ok? La metto tra questo bordo della scapola e il centro dove c'è la colonna, in questa regione qui, che è, diciamo, la regione dove ci sono i muscoli, non dove ci sono le ossa. Ovviamente ci sono le costole sotto, però non la scapola e non la colonna, ok? Quindi, vabbè, questo lo togliamo un attimo. So go in between your shoulder blade and the border of your shoulder blade and the spine. Anche se soffri di osteoporosi, non ti suggerisco di fare questo movimento così, fallo al muro, ok? C'è meno pressione. Ok, poi prova a spostare, aiuto, a spostare un pochino la pallina in modo tale da sentire dov'è il punto che è quello che deve essere massaggiato e prova a rimanere su quel punto e a sollevare il braccio verso l'alto. So find the point where you feel that the ball should be and bring up your arm to the ceiling. L'altra spalla la puoi lasciare andare giù e puoi anche scorrere tu stessa sulla pallina in modo tale da trovare il punto migliore. You can also slide yourself like completely on the ball to find the best place. E qui comincia a ruotare internamente ed esternamente il tuo braccio. Respira. So start to really gently roll internally and externally your arm. E poi comincia a disegnare dei piccoli cerchietti con il braccio verso il soffitto. Then start to draw a few circles with the arm to the ceiling. Voglio provare quello che state sentendo voi con la pallina. So I will change my ball that I'm using. Ok, meglio. Cambia il senso di rotazione del braccio. So reverse, change the side of the circles. Muovi il braccio leggermente in su e in giù. Move your arm down and up. Always breathing, quindi respira tutto il tempo.
Ok. Poi poggia giù il braccio, il gomito e ruota la testa da parte a parte. So put down the arm and always with the ball there, roll your head from one side to the other. Ricorda che se senti che è troppo intenso questo movimento, questa stimolazione, questo massaggio, fallo al muro ti sarà più semplice. Ok? E poi rimuovi la pallina, remove the ball, e semplicemente senti spalla destra e spalla sinistra sul pavimento. So feel the difference between the right shoulder and the left one on the floor. Senti la differenza nella distanza da terra, nell'apertura, nella percezione, qualunque sia la sensazione. So feel any difference that you can perceive. E poi vai sull'altro lato, quindi poggia la pallina sempre nella zona tra il bordo interno della scapola e la colonna vertebrale. Trova il punto, quindi sistema la pallina in modo tale da sentire che è veramente quello il punto. Lo capirai con l'esperienza, poi arriverà. Ok? Quando hai trovato quel punto, solleva il braccio verso l'alto. So when you find the right place for the ball to be there, lift your left arm to the arm to the ceiling. E comincia a ruotare internamente ed esternamente il braccio sul suo asse. So start to rotate the arm internally and externally on its own axis. Respira. E poi cerchi. Then draw few circles with the arm and breathe all the time. Se senti qualsiasi sensazione che sia completamente spiacevole, senti che non ti sta facendo bene, questa sensazione, questo lavoro, interrompi oppure vai al muro, prova al muro. So if you feel that this is not really helpful for you, it's really not comfortable for you, just respect that sensation and try to go to the wall or just avoid it. Muovi il braccio in su e in giù. So move the arm up and down, always breathing and slowly. Ok, poi poggia tutte e due le braccia giù, lascia la palla lì dov'è, ruota la testa da un lato all'altro. So leave the arms on the floor and roll the head from one side to the other. E mano a mano non resistere, lascia che la pallina entri un po' di più nei tuoi tessuti. So don't resist. Of course, if it's too much, you can stop it, but if you are doing that, do not resist. Try not to resist to the ball entering in your muscles. Quindi se senti che è troppo, semplicemente interrompi. Ma se stai continuando e senti che puoi farlo, non resistere alla sensazione della pallina che entra nei tuoi tessuti. Abbandonati verso terra. Ok, con delicatezza togli la pallina. So gently remove the ball and go with both your arms to the floor. Porta tutte e due le braccia verso terra, sul pavimento. Se hai bisogno, puoi anche rimuovere il supporto per la testa. So, if you don't need it anymore, remove also the support for your head. E semplicemente senti la differenza delle tue spalle adesso sul pavimento. Feel the difference of your shoulders on the floor.
poi copriti, se hai bisogno di coprirti di più, fallo ancora, e distendi le gambe sul tappetino, rimani completamente distesa o disteso. So if you need to cover yourself more, do that. So be warm. And then go to lie on your back completely for a while. E mentre sei distesa o disteso, senti ancora una volta quali parti di te toccano sul tappetino e quali non toccano. E senti se qualcosa è diverso dalla prima volta durante questa lezione in cui ti sei distesa. So feel now which parts of you are touching the floor. And feel any difference that you might perceive comparing this sensation that you have now to the one that you had in the previous, in the first part of the lesson in this position. Senti il tuo respiro, so feel your breath. E senti in che modo puoi percepire le differenze. Feel in which way you can perceive the differences. È per una sensazione di lunghezza o di ampiezza, di volume o magari ancora di peso. So feel that it might be a sensation of length or width or volume or maybe weight. Potrebbe anche essere una sensazione di spazio in te. So it can also be a sensation of space in you, in yourself. E senti che quindi puoi in autonomia creare spazio dentro di te per nuove sensazioni, nuovi movimenti, nuovi pensieri, nuove emozioni. Creare spazio per qualunque cosa. So feel that you can really create by yourself space in you for new movements, sensation, thoughts, emotion, for everything that you want. E senti a quale parte, verso quale parte di te provi maggiore gratitudine in questo momento. So feel which is the part of you you are more grateful for now. You are more grateful to.
può essere il cuore che batte nonostante tutto, ancora. It can be your heart that is beating. Può essere il tuo volto, le espressioni del tuo volto, magari un sorriso. It can be your face, maybe the expressions of your face, maybe a smile. Possono essere le tue mani che ti consentono di creare, oppure i tuoi piedi che ti consentono di andare. It can be to your hands that are allowing you to create, or your feet that are allowing you to move, to walk, to go. Può essere il tuo respiro. Can be your breath. Senti quindi questa gratitudine verso qualcosa che hai già, è lì, che sei tu. So feel this sense of gratitude, this being grateful for something that is already there and that is you. E dedica a te stessa o a te stesso un sorriso. Per chi sei in questo momento. So dedicate to yourself a smile for who you are in this moment. Fai ancora un respiro profondo e ruota la testa di pochi millimetri a destra e a sinistra e senti cosa è cambiato adesso. So do a deep breath and then roll your head really with a small movement to one side and then the other and feel what has changed. Poi piano, fletti un ginocchio, poi l'altro. Bend your legs. And take your time to feel yourself again on the floor. And then to roll on one side. Prenditi il tempo per sentirti sul pavimento e poi rotolare sul fianco per venire a sederti. So come to sit. E mentre sei seduta, fai piccolissimi movimenti, piccoli cerchietti indietro delle tue spalle. So when you are sitting, just draw a few circles backward with your shoulders. Ok, inspira, porta su le braccia. Inhale, bring up your arms and down. Exhale, portale giù espirando e ancora. Ultima volta, the last one, and bring your arms to the heart. Porta le mani al cuore e grazie. Thank you very much. And happy Easter. So I really wish you a nice day with your family, if you are with your family, also connected with this technological stuff. It's okay. Ti auguro quindi una buona Pasqua, una buona giornata.
soprattutto se sei con la tua famiglia, in qualunque modo tu possa essere con la tua famiglia, non solo fisicamente, ma anche attraverso questi potenti mezzi tecnologici che ci stanno aiutando a rimanere vicini e connessi. E senti che nonostante tutto, nonostante questi mezzi, anzi, oltre a questi mezzi, c'è un modo ancora più bello di rimanere connessi ed è a volte semplicemente rivolgere un pensiero ad una persona. Quell'energia arriva, quel pensiero che noi stiamo compiendo, quella sensazione che noi abbiamo di stare con un'altra persona, arriva comunque, anche se non abbiamo inviato il messaggio, anche se non l'abbiamo vista, non ci abbiamo parlato, solo il semplice fatto di sentire dentro di noi quella connessione può farci sentire più vicini ad un'altra persona, anche se è lontana. Quindi possiamo recuperare altri modi, non solo tecnologici, per sentirci connessi agli altri e alle persone che amiamo, a tutto il resto dell'universo, magari. Ci stiamo allargando. So, Phil, how can you discover new ways, deeper ways to connect with other people? Also, just thinking about a person, not only by mailing or writing or calling, it's just also the sensation that you are inside of yourself with that person. Ok, vi ringrazio di essere stati con me, ti ringrazio di essere stato con me. Girerò per qualche istante la videocamera, ma non sarà molto lungo oggi perché voglio che appunto ci dedichiamo tutti quanti a noi stessi, a sentirci bene in questa giornata e a una sorta di rinascita che comunque questa giornata ci ispira. So I will now switch to Italian and go to see other people there and to see your comments and I wish you a great day and with this idea of reborn that is connected with this Easter day, okay? Allora, vediamo un pochino. Dunque, vediamo. Allora. Allora, Paola dice, le è piaciuta la lezione? Buona Pasqua a te Paola, grazie. E Margherita, anche oggi questa lezione è diversa e curiosa. Ti auguriamo una buona Pasqua sempre con la mente vicino al tuo mare. Chi nasce al mare come me lo porta sempre nel cuore, è vero. Grazie Margherita, grazie anche Valeria, Diletta, Beatrice. Dice, mi sembra di essere tua amica oramai, non riesco a fare le tue dirette, ma puntualmente faccio la lezione in serata. Grazie, un abbraccio forte, buona Pasqua. Grazie Beatrice, sono felice di essere un po' con voi, no, in casa. È molto divertente essere un po' ovunque, sparsa nelle case del mondo. Mi piace. Allora, Cinzia dice, sei tra le sorprese più belle di questo periodo particolare. Grazie per il tuo grande cuore, buona Pasqua a voi e al gatto. Grazie Cinzia, oggi il gatto non si è palesato perché è un po' più freddo e quindi sta dentro casa, non si muove. Grazie Cinzia, Silvana, grazie a te, Simona, come sempre mi hai regalato un ottimo momento, grazie Simona, Federica, il bel momento di relax, oggi ci voleva ragazzi, abbiamo lavorato tanto, da 34 giorni che non ci fermiamo, con questa, non abbiamo mai fatto tanto sport in vita nostra, tanta, più che sport, tanta attività, quindi c'è bisogno di, ogni tanto di fare altro. Grazie Sonia. Per gli auguri anche a voi, ragazzi, a tutti voi, davvero. Monica, buona Pasqua. Laura, buona rinascita a te e a tutta l'umanità. Un sorriso di gratitudine. Grazie, Laura. Antonella, serena Pasqua di rinascita. Grazie. E anche ad Angela. Paola, amica mia, te amo. Yo también, mi corazón. Grazie per questa bella esperienza. Ah. Oh, Camilla dice: ho provato tanto male e bene. Ecco, esattamente è la parola esatta, quel dolore che però sai che farà bene alla fine. È un po' speciale come sensazione. Grazie Lorena, Mattia. Stiamo aspettando il gatto. Purtroppo oggi il gatto no, ha deciso che no. Probabilmente starà mangiando qualcosa di buono.
Buona Pasqua Alessandro, e a tutti voi, a tutti i pilatessi. Buon compleanno Mara. Ok, buon compleanno, grazie. E degli auguri per tutti voi. Elda ci sarà domani, va bene Elda, Lia, auguri, Mariangela, wow ragazzi siete tanti. Gianni come sempre, Monica, Mara. Ah, Mara diceva anche il mio compleanno, ecco perché ti facevano gli auguri, quindi Mara, buon compleanno a te. Stefi, la pallina. Qualcuno mi aveva chiesto le lezioni con la pallina, quindi spero vi siano piaciute, di se vi sia piaciuto oggi. Grazie Camilla, Giusy, Gio Leoni, Schiavina Gio Leoni. Ok, vediamo alla fine se avete scritto qualcos'altro. Grazie anche per oggi Gianni. Un'informazione. Ah, Anna dice: soffro di coxartrosi a destra. Posso fare più volte il massaggio con la pallina sulla natica? Allora, se volete ripeterlo, vi suggerisco di non fare mai sessioni troppo lunghe, e quindi di farle brevi, un po' come quello che abbiamo fatto, quindi 2-3 ripetizioni, 4, non di più, e poi magari lo ripetete durante la giornata. Quindi non vi focalizzate, ok, mi piace, quindi sto mezz'ora lì. No, è controproducente. Quindi breve massaggio e basta, poi fate altro, ok? Magari lo ripetete. Se, quindi per rispondere ad Anna, se senti che questo movimento ti ha sbloccato a livello muscolare qualcosa e quindi ti senti meglio anche con il tuo problema di artrosi, ben venga, fallo, però non esagerare, come sempre ascoltati, quindi senti veramente cosa stai provando. Grazie Augusto, avevo già provato l'esercizio della pallina sotto le scapole, ma non avevo mai associato il movimento delle braccia. Very good, ricordati dei maschietti. In che senso? Queste lezioni sono unisex. Non c'è come dire, non c'è una connotazione per questo tipo di lezioni, assolutamente, sono per tutti. Grazie Rita degli auguri, Luisella, Dimitrina, buona Pasqua a tutti. Grazie Laura. È stato bello fare lezioni anche oggi che è Pasqua. Sì, è bello muoversi anche nei giorni di festa, no? Di solito ci diventiamo tutt'uno col divano, ma magari è bello anche muoversi nei giorni di festa. Giacomo, Maria Cristina, Anna, grazie a tutti voi ragazzi per gli auguri. Vediamo se c'è qualche altra domanda. Valeria, questi qui li ho già letti. Ok, qualche altra domanda che vi venga in mente? Mi sembra di no. Comunque sapete che potete anche scrivermi poi successivamente se vi vengono dei dubbi. E vi mando un grande bacio e buona Pasqua a tutti voi. E ciao famiglia, ciao amici da lontano, speriamo di vederci presto, mi mancate.